gave you my heart. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati nel mio nuovo video. Questo è il video della seconda parte di Show. Come ben sapete, i video di shopping di Haul sono tra i miei preferiti, perché io seguo già tantissime youtuber americane che vanno a fare shopping, che mostrano davvero tantissime cose, ed è una cosa che mi piace davvero tanto. Possiamo iniziare il mio video di shopping. Ho preso altre cosine proprio per l'autunno inverno. Ho preso questa pelliccia di questo colore qui, marroncina, perché non ce l'avevo. L'ho pagata 30 euro in offerta. Ed è taglia 40, proprio perché queste qui vestono leggermente un po' più larghe. È lunga fino ai piedi, davvero secondo me mi manterrà molto molto calda per i freddi invernali. Poi ho preso tre magliette. Questo è un top estivo e costava davvero poco. Questo top bianco è molto semplice, fatto diciamo a costine. Poi ho preso un'altra magliettina e di cotone, fatta a costume. Poi simile l'ho presa anche nera. Queste magliettine in inverno mi piace abbinarle con dei cardigan sopra, e mi piace tantissimo indossarle con dei leggings, proprio perché sono magliette diciamo corte. Questa nera è un materiale diverso, la volevo così anche bianca e color crema, però erano finite le taglie ed è fatto così. Io, avendo gatti in casa, preferisco questo materiale perché appunto scivola e non è quel materiale diciamo che i peli degli animali si attaccano sugli indumenti, quindi questo materiale mi piace molto di più del cotone, soprattutto se è un indumento nero. Queste magliette, se non erro, le ho pagate 6 euro, 6,50 euro, davvero davvero pochissimo, e a prezzo pieno costavano intorno ai 12 euro. Poi ho preso due collanine, queste qua le ho pagate 3 euro l'una. Allora, questa è la prima, ora apro il secondo pacchettino. E sono tutte queste collanine. C'è questo pendolo che è una rosa, poi c'è l'aquila che a me piace tantissimo, c'è la medaglina, c'è la croce, e questi sono i miei gioielli. Però ho un portafoglio della Carpisa e devo dire ha fatto una brutta riuscita, perché si è scucito e non è che mi piaceva tanto. Era da tempo che cercavo un nuovo portafoglio, però con i saldi non trovavo mai il colore che mi piaceva, non trovavo mai il modello che mi piaceva, e sono andata sul sito online della Guess. Come ben sapete, la spedizione è gratuita, e ho comprato il portafoglio della Guess. Cioè, sono stata davvero soddisfatta dell'acquisto, sia perché mi piace ma soprattutto per la qualità che ha la Guess. E questa è la confezione, sembra un po' quella della Gucci, fateci caso, cioè, perché le fa bianche con le righe nere. Ce n'erano un paio, però io l'ho scelto rosa. Mi piaceva soprattutto perché il logo Guess Los Angeles, e per chi mi conosce sa la mia passione per la California. È davvero fatto molto molto bene. Ha questo cinturino che io l'ho messo perché era confezionato da parte, però io l'ho messo. Dentro è tutto dorato, ha tanti scomparti, è una cosa a me utilissima. E poi dietro porta un altro scompartimento piccolo che fa sempre comodo. Cioè ragazze, non potevo fare acquisto migliore, l'ho pagato con i saldi, a prezzo pieno 60 euro scontato l'ho pagato solo 22 euro. Lo amo.
Poi ho fatto un ordine su Zalando, approfittando sempre degli ultimi saldi, e finalmente ho preso questo leggings che costava a prezzo pieno 60 euro, l'ho pagato sui 25 euro. E questo della Ivy Park. Devo dire che l'ho preso per la palestra, io compro sempre leggings della Nike proprio perché non sono trasparenti, sono di buona qualità, però questo devo dire che è diventato il mio preferito. Palestra ancora non devo andare, però ho già indossato proprio perché mi è piaciuto tantissimo, sia per la striscia laterale e soprattutto perché dietro ha questa cucitura e fa davvero un culetto molto molto carino. Piace come mi fascia le forme, soprattutto me le contiene, mi fa davvero una bella silhouette. Devo dire che sono rimasta super super soddisfatta di questo leggings, anche perché appunto secondo me è anche bello per uscire. Come avete visto nel precedente video, che lo editerò prima di questo qui, sono andata al centro commerciale a fare un po' di shopping e soprattutto a vedere cosa andasse di moda questo autunno, e diciamo ho fatto un piccolo danno perché non era previsto che io spendessi altri soldi, anche perché voglio un attimo aspettare il cambio stagione, vedere comunque negli scatoloni vecchi cosa ho, cosa devo buttare, cosa tenere, cosa mi servirebbe. Quindi volevo aspettare un po' il cambio stagione, un po' la stagione che cambiasse. Invece qua fa ancora molto caldo, però ho fatto il danno. E mentre registravo quel video, mentre provavo i capi in camerino, purtroppo ragazze, non ho resistito. Anche se vorrei comprare altre cose, perché devo dire che io mi sento totalmente cambiata, cioè come stile, non lo so, ho altri gusti, sto prendendo un po' altri gusti. Sarà l'età, sarà la nuova tendenza, non lo so, però adesso vi faccio vedere cosa ho preso da H&M. Lo tengo ancora nella busta proprio perché non so dove mettere, visto che non ho lo spazio nel mio guardaroba. Ho acquistato questo completino che fa davvero molto anni 70. Questa è la magliettina, costa 10 euro, ho preso la taglia S, e anche per i leggings ho preso la taglia S perché la M mi andava leggermente un po' grande. Cioè io davvero amo questo completo, anche perché io già quando ero più piccolina comprai un completo del genere, ma dell'Adidas. Era una tuta molto particolare, un po' con questa fantasia qui anni 70. Ci ho avuto sempre comunque il debole un po' per le cose particolari. E per finire da H&M ho preso quest'altro completino che avete già visto nella prova camerino. Gonna di Ecopelle, bellissima, cioè davvero mi piace come mi sta, perché soprattutto con l'età capisci quale capi d'abbigliamento ti valorizzano. Ora ci devo lavorare su questa cosa dei capi che mi valorizzano, perché molto spesso compro proprio quello che mi piace, neanche sa quello che va di moda, quello che magari hanno la maggior parte delle persone. Io sono sempre stata per quello che mi piace, e questa gonna penso davvero che mi valorizzi tantissimo, e anche questa camicetta. La gonna l'ho pagata 20 e la camicetta l'ho pagata 15 euro. La fantasia di questa camicetta davvero è molto bella, e anche questa mi valorizza tantissimo, non lo so, per i colori comunque della mia carnagione, dei capelli. E a proposito di capelli, ho messo queste mollettine, non so se vanno messe così, però io non so, mi vedo meglio se le metto qui, e comunque non le ho comprate da nessun negozio in particolare, tipo Stradivarius, tipo H&M. Cioè raga, io le ho comprate dal cinese, non so come sto con le mollettine. E ditemi come sto con le mollettine, anche perché io sono sempre stata contro a queste cose nei capelli, però talmente che ne vedo tante, che mi avete contagiato per queste mollettine. Cioè io le chiamo mollettine, ma si chiamano mollettine, cioè davvero sono troppo carine. E niente ragazzi,
ragazze, spero questo video come sempre vi abbia tenuto un po' di compagnia. Perché ancora non fosse iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto attivate la campanellina per ricevere la notifica di un mio nuovo video. E nulla, vi mando un grande bacio e al prossimo video. Ciao.